Ora è ufficiale, Zvonimir Boban non è più un dirigente del Milan. Finisce così la sua avventura, cominciata tanti anni fa, prima da giocatore, poi c'è stata la parentesi da dirigente internazionale, poi un anno fa, meno di un anno fa, è arrivato qui al Milan con tante speranze, però ora Zvonimir Boban è un ex dirigente del Milan, è stato licenziato. Vi leggo e mentre vi mostro il comunicato ve lo leggo. AC Milan conferma di aver comunicato al signor Zvonimir Boban la risoluzione del contratto con effetto immediato per il ruolo di Chief Football Officer del club. Il club ringrazia Zvonimir Boban per il suo operato in questi 9 mesi e gli augura il meglio per il futuro professionale. Ma ecco la parte che interessa. Il club conferma piena fiducia a Stefano Pioli e al suo staff tecnico e guarda con ottimismo alla seconda parte della stagione, con la determinazione di continuare il percorso di crescita per tornare ai vertici del calcio mondiale con un progetto coerente con i parametri del fair play finanziario. Con un progetto coerente con i parametri del fair play finanziario. Ivan Gazidis poi mette il suo virgolettato. Ringraziamo Zone per il suo operato di questi 9 mesi e gli auguriamo il meglio per le prossime sfide professionali. Ora dobbiamo concentrarci sulle prossime sfide. Stefano Pioli e il suo staff stanno facendo un ottimo lavoro, migliorando costantemente il rendimento della squadra e godranno del nostro massimo sostegno in un contesto così difficile per il paese. Queste le parole, così recita il comunicato uscito intorno alle 18:05 e io ve l'ho subito, ho subito messo il mio video sul mio canale YouTube. Finisce dunque questa avventura. Dispiace ovviamente tanto perché Boban e Maldini speravano proprio di dare il loro apporto, le cose non sono andate per tanti motivi come avrebbero voluto. Una campagna acquisti che pur importante perché ha portato giocatori come Bennacer, come Theo Hernandez, ma già ai primi di settembre Boban aveva detto: lavoriamo fin dove riusciremo, fin dove ci permetteranno di lavorare. E già mi ha mandato una frecciatina. Poi anche dopo la campagna di gennaio aveva mandato anche un paio ancora di messaggi, non contento, aveva parlato di giocatori a suo tempo ancora prima della campagna esperti che sarebbero stati utili. Insomma, si capiva che c'era del disagio, del forte disagio da parte di Boban e di Maldini. E adesso Maldini oggi non era alla rifinitura. Si dice, mi auguro che sia un rumor non vero, che domani Paolo Maldini non venga alla partita contro il Genoa. Io mi auguro che Paolo Maldini, per la vicinanza con il club della sua famiglia, del suo cuore, della sua vita, sia lì indipendentemente dagli eventuali attriti, dall'eventuale dissidio ideologico e pratico con Gazzidis. Ma là gioca il Milan, là c'è la maglia del Milan. Qua, a destra o a sinistra, c'è Gazzidis, là c'è la maglia del Milan. Io mi auguro che Paolo venga domani a San Siro. Magari domani nel video della colazione approfondiremo questo concetto, ma quello che conta è che oggi Boban, da oggi, da 10 minuti, ufficialmente non è più un dirigente del Milan. Sostegno a Pioli, ringraziamento a Boban e Gazzidis, volta pagina. Speriamo che sia una pagina finalmente rosea. Se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti.